Alleluia! Sbloccata la posizione della campana, vaffanculo! Conciavano le pelli. Ok, è laggiù credo la campana. Lì è il mercante. Qui la cassa. Vediamo se ci dà. Oh. Bene. Quanto cazzo ci è voluto? Ma la campana qui dove la appendiamo? Dammi tutto. Allora. Attenzione, questo era il mercante. Correndo un considerevole rischio per la mia salute personale, ho rinvenuto alcuni nuovi oggetti. Si tratta di premi ottenuti a caro prezzo e per questo li offro a un costo maggiore di quello che chiedo. Cioè, che hai trovato? Moschetto pregevole. Io ce l'ho già questo. No, io c'ho un moschetto arrugginito. Freccia per arco lungo, dammele tutte, Dio buono. Tomahawk, esplosivo, dammelo. Amuleto, non abbiamo usato mai amuleti, però vabbè. Quindi, vediamo un po', 5 belle bombozze. Continuiamo a ravanà qua perché... Esplosivo, non lagga, mannaggia Cristo. Pesa questa campana, tanto distotterriamo. Hai distotterrato un ciondolo d'argento che sembra ospitasse un cameo. Manca il cameo. Ma la campana dove l'appendiamo? Cioè qui non c'è un posto per appenderla. Non dire che stiamo qui a giaggiare le porte. Oh, una nota. Bisogna guardare sempre bene. Oggi mi è stata narrata la storia di due fratelli. Mentre cacciavano, il più giovane dei due scivolò e cadde da un dirupo ferendosi. Così il più grande costruì un rifugio, accese un fuoco e gli disse che sarebbe tornato non appena avesse finito di cacciare, poiché la famiglia sarebbe morta di fame se avessero fatto ritorno a mani vuote. Quando scese la notte, una strana voce lo chiamò e gli chiese di condividere il fuoco, sicché la notte era fredda ed esseri malvagi si aggiravano intorno. Una strana voce lo chiamò per condividere il fuoco, ma il cacciatore ferito acconsentì. E presto uno scheletro si fece avanti e si sedette su una pietra accanto a lui. Il cacciatore tremava di paura, ma non disse nulla, e quando si svegliò la mattina seguente, lo scheletro se n'era andato. Pensò di aver sognato, ma quella notte lo scheletro fece ritorno e chiese ancora di condividere il fuoco. Ancora una volta nessuno dei due parlò, e all'alba lo scheletro non v'era traccia. Appena prima della sera del terzo giorno, il fratello maggiore fece ritorno. Era molto serio. Siccome non aveva ucciso alcuna preda, ma sapeva che doveva riportare a casa il fratello più giovane prima che fosse troppo debole per viaggiare. Era troppo tardi per partire, così decisero che sarebbero partiti all'alba. L'alba in cui lo scheletro scompariva. Il fratello più giovane avvertì che avrebbero potuto avere un ospite e insisté col fratello affinché anche lui lo tollerasse, indipendentemente da come si potesse sentire alla sua vista. Il fratello maggiore acconsentì, non sapeva dello scheletro. Ben presto la strana voce chiamò, proprio come aveva fatto in precedenza. Il fratello maggiore si ritrasse quando vide lo scheletro farsi avanti alla luce del fuoco, ma il fratello minore gli mise una mano sul braccio e tutti si sedettero in silenzio fino a quando, finalmente, i fratelli si addormentarono. La mattina, quando si svegliarono, lo scheletro era sparito e tre conigli appena uccisi giacevano innanzi a loro, sulla pietra dove lo scheletro si era seduto. Bene, una lezione, no? Bisogna diffidare... Così, a primo impatto del... No, veramente, cioè, qui c'è un problema grosso, ovvero una bella fiaba, diciamo, no? Non riesco a capire dove attaccare questo cazzo di campanaccio. Qui c'è una casupola, la rimessa del cacciatore. Non lo so, eh. Cos'è sta roba? Wow. Che cazzo fai? Tipo alveare, che è? Fuck you. Guardate, è rimasto in aria, guardate. È sparito. Maledetti costi tarli. 140 monete. Bene. Però non vedo ancora il pendaglio della campana. Vediamo un po'.
freccia per arco lungo, vedete? Quanto è bastarda. Vabbè, me la bevo e continuo. Qui ci dovrebbe essere qualcosa. Ovviamente non vediamo. Cioè io non lo vedrò mai, anche perché il bianco e nero mi sta un pochino a stonfare, come si suol dire. E qui c'è la dimensione di buio anche qui. Non è tutta luce. È una tomba. John Pori, deceduto per malattia. Il Poro Pori. Per malattia, eh? Tutti per malattia. Come mai? Vediamo un po'. Che là già ho visto tre guardie. Eccole là. Cioè, uno è questo. È un baule. Monete. E una è lì, ovviamente. Da quelle bestie immonde. Dove siete? Io, raga, non le vedo. Eccole. Riso. Riso. Che cazzo è? Fanculo a te. Ci curiamo. Benissimo. Ok. È un punto di vedetta praticamente. Perle di vetro. Non sappiamo che cosa farcene. Ok. Penso che abbiamo raccolto quello che dovevamo raccogliere qui. Sicuramente. Qui sembra più zona da nativi. Invece. Arco corto pregevole. Ancora. Da qui, perché l'abbiamo sbloccato dalle capanne. Abbiamo sbloccate. Molto meglio ripartire da qui, no? E quindi continuiamo qua, il sentiero. Ormai bisogna esplorare anche questo. Il problema sarà probabilmente quando attaccheremo questa campana da qualche parte, perché bisognerà rifare tutto. Come ha fatto a accorgersi? Ah, si è accorto, sì. Guarda come gli rimbalzano addosso i colpi, oh, eh? Eh sì, tu sei un bravo arciere. Quei colpi di culo, veramente. Guardate la freccia come ha rimbalzato. Dacci le frecce. Ridaccele tutte. Speriamo non ci siano totem perché comincia a essere ripetitivo, eh? Corrotto. Ok. Allora qui ci sarà un totem. Anche se lo dovrei vedere anche di giorno. Quindi, boh. Ok, questa era un'altra zona di vedetta. Un'altra zona di vedetta con un cumulo che sicuramente non posso, esatto, perché è fatto di rocce. Bene, io direi di continuare qua, perché qua c'è qualcosa. Sono un po' preoccupato per il fatto della dimensione oscura, perché... Buono, non camminare. Ehi! Bene. Preso. Devo recuperarle tutte quelle frecce. Bene. Progresso dell'achievement. Ok. Devo recuperarle tutte queste frecce. 6 frecce sono molto poche. Assolutamente. 9, 12, già mi piace. Ok, c'è un altro scherzo. Ecco qua. Questo è corrotto. Qui non si aprirà. Fa un culo. Manca un punto di interesse e poi bisogna per forza passare da quella strettoia. Oh, attenzione. Monete. Forse è proprio questa, no? La peculiarità della mappa, cioè non si poteva andare dritti sparati verso la strettoia, che dovrebbe essere questa. Esatto. Infatti
Da dove siamo arrivati non si poteva andare là diretti, bisognava per forza circumnavigare tutto quanto. Se non ti muovi ti secco, se non ti muovi ma tu ti muovi, maledetto te, sì, preso e preso. Che ora però si è svegliato, è diventato intelligente tutto insieme. Ok, sbloccata la posizione. Oh, perfetto. Wow, l'ho sbloccata. Non si sa come, ma l'ho sbloccata. Ma c'è gente però. Cazzo se c'è gente. Bemme. Bemme. Wow, che faticata. C'è lei. Che faticata del cazzo. Mamma mia. Ah, rieccolo. Che vorrai? Vuoi una freccia in fronte? Una freccia piantata? Una pallottola? Guarda, quando rimbalza comunque è figo, l'effetto. Vogliamo, attacchiamo la campana. Eccola qua. La campana è stata riposizionata. Ora c'è da ridere perché ci aspetta tutto quello che c'è nell'altra dimensione. Abbiamo qua monete, ok, qui casse vuote sembrerebbe, no, c'è dell'esplosivo, bene, sta tomba, Fort Hope, ah no, non è una tomba, è un cartello, che demente che so, ok, qui c'è la solita buca che non si può aprire, parliamo con lei, va, vediamo. È anche un po' inquietante, diciamo. Siamo passati spesso di qui, ma raramente ci siamo fermati. Coloro che vivevano qui non sembrano trovare utilità nel resto di noi. Erano desiderosi di restare lontano dagli insediamenti più grandi, pur sapendo che non c'erano muri o soldati a difenderli. Credo che alcune persone abbiano scelto di vivere sulla collina, nella speranza che la scalata scoraggiasse i visitatori. Va bene? Niente, non c'è più niente da dirci. Benissimo. Quindi, ok, sì, c'è una nota. Vediamo un po', frammento di pagina. Per ordine dell'onorabile Lord Governatore James Markley, James Markley. Abbiamo già letto di James Markley. Da oggi in poi nessun membro di questa colonia dovrà avvicinarsi o dare confidenza ai nativi senza il consenso del capitano o del consiglio. Pena la condanna a morte. Ecco perché, forse. Ci sono tanti cadaveri sparsi qua a terra, oppure semplicemente sono questi spiriti maligni che hanno fatto così tanti cadaveri. Sicché una piccola faida personale tra due uomini potrebbe condurre a una grande rivalità tra noi e la tribù, la quale potrebbe costare molte vite inglesi. In effetti è costata molte vite inglesi, se andiamo a vedere. Qui c'è per conciare le pelli. Fa tanto Skyrim. La barra dell'orientamento e queste officine, chiamiamole, fanno abbastanza Skyrim. Anche l'arco, non la visuale. Ci aspetta veramente il disastro perché sapete che c'è da fare tutta la zona, la dimensione quell'altra, no? Questa. What the? Mappa. C'è qualcosa proprio qui vicino, eh? Se andiamo a vedere qui. Vediamo un po'. Eh sì. La cosa che, cioè, non mi sono mai fermato a pensare a sta cosa, no? Però il pensiero
Perché lei sparisce quando andiamo nell'altra dimensione? Dice perché lei è viva e questa magari è una dimensione di morte? Bah, vediamo un po'. Annie Bailey, levatrice, assassinare. Tutte le tombe sono state trovate, va bene. E c'è qualcosa proprio dritto davanti a noi, vedete il puntatore? Andiamo. Il sentiero pullula. Oh, what the? What the? E vieni. No, male, 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 male. Ah, questa è potentissima, è vero. Oh, non cade, eh? Ecco, è sparita nel terreno. Quando sparisce nel terreno, sono pasticci. Wow. E pigliano una volta. Cazzo. Moschetto. Oddio, non mi cambia il moschetto. Porca puttana. Ricarica. No, vabbè, sono arrugginitissimi. Wow, ho preso. Ah, si colpiscono tra di loro. Vabbè. Tagliamo. Si colpiscono anche tra di loro. Non mi ero mai accorto di sta cosa. Quindi ora ha spawnato tutto di nuovo. Che palle. Ma io vi inculo così. Torno nella dimensione. E fuck you. No. Tomahawk, non funziona questo Tomahawk. Fuck you. Bella, l'ho presa. Finalmente. Forse l'ho debellata. Sì. Wow. C'era un altro però, che io mi ricordo. Mi ricordo che ce n'era un altro. Dove sei? C'era un altro qui. Eccolo. Brutto. Ok. Ci dovremmo essere. Guardate altri pezzi, altre frecce. Ah, c'è uno scrignotto. Ok. Monete. Ma tutto questo per monete? Incontreremo orde e orde di nemici. Cioè di nemici, di questi spettri. Considerando poi che nell'altra dimensione ci abbiamo subito le guardie sul collo, eh. Non dimentichiamocelo mai. Guardate delle tracce. Ecco, è corrotto. Quindi se questo è carico, no, carichiamo, va. Bisogna ricordarsi sempre di caricare perché è veramente un disastro. Ehi, totem! Dove siete? Dove? Bamme! Affanculo. Che cazzo, è veramente tosta, eh. Oh? Niente, non gli fa. Oh, gli ha fatto. Ma poi sto Silver Skull, che ce fo? Cioè, che ce fo? Niente, praticamente. Prendo il moschetto pregevole. Vieni tu. Good. Dov'è? Lo sei? Dove? Da dove? Eccolo. Presa! Perché non me lo tiri? No! Merda! Ragazzi, è tostissima! Bello, sparito! Fuck you! Fuck you! L'abbiamo pulito! Chissà quella freccia dove sarà rimbalzata. Ok. Wow. Frecce, frecce, vabbè. Ok, vediamo cosa c'è. Qui c'è altro, eh. Esatto. Dovrei usare l'udito, però. Non è semplicissimo. Ok, c'ho la pistolina, eh. No, per ricordarmi che arma c'avevo, perché. Ok, questo non è corrotto.
Amuleto della ferocia, ecco, questo lo dovrei mettere perché è pregevole. E invece io ho solo quello normale. Pregevole della ferocia. Tra l'altro ho giocato sempre con quelli grezzi finora. Facciamo X e lo mettiamo qui, al posto di questo, no? E infatti adesso è pregevole. Vediamo, c'ho vigore e soldato grezzi, E sono tutti grezzi, in effetti. Vabbè, non ho trovati altri, quindi benissimo. Qui, ah, c'è un mucchietto. Non disotterrabile, vero? Esatto. C'è sempre il mistero di questa pala, no? La pala misteriosa. Il gioco si potrebbe anche chiamare La ricerca della pala. La pala del destino. Troveremo mai sta pala? Anche perché se un giorno la trovassimo, no? Cioè, tutti i mucchietti lasciati nelle zone precedenti. Cioè, bisognerà spendere un gameplay per andarli a vedere. Se mai la trovassimo, perché non è detto. Esatto. Guarda, laggiù, guarda laggiù. Buono. Fermo lì. Fermo. Non si ferma, eh? Ha detto. Ecco fatto. Ho sentito spawnare. Ma chi? Eccolo, è lui. Fiorenzo Treossi. Dottor Treossi, curati. Ah, c'è anche un amuleto per aumentare la salute, mi pare, però. What the... Boom. Boom. Il ladro è fuggito di che? Ho sprecato una freccia, cazzo. Qua. Però vedo uno spirito in lontananza. Buono. Wow, che culo. Ho preso la buca. Che culo. Laggiù c'è uno spirito. E qui sembrerebbero capanne. Vediamo. I resti di un uomo. Tra di essi c'è una camicia macchiata di sangue, ora secco e incrostato, con uno strappo irregolare vicino alla base del collo. All clues found. Class. Una nota a terra. Il mercante. Io direi sì. Quindi, ok. La nota sarà la medesima. Siamo stati serviti dalla figlia dello stesso re indiano. Una ragazza molto curiosa e amabile. Il suo nome è Amonute. Ma chi è sta Monute? La figlia del re indiano. La figlia del re indiano. La figlia del re indiano. Non so perché, ma tutto mi spinge a pensare. Non so perché quando ho letto la figlia del re indiano mi è venuto in mente la ragazza in rosso, però vabbè. Sembra che qui sia stato sepolto qualcosa. Vabbè, questo è sempre il solito. Qua ci abbiamo le cure. Prendile. Benissimo. No? What the? Ma ha scritto il ladro è fuggito. Chissà. Chissà. Tanto qui ha spawnato tutto, eh. Casse, anche la nota qui a terra? No, c'è più. Qui c'era. Oggettino disotterrato. Vediamo la mappa. Esatto, ci porta qui. Ci porta qui. Infatti c'è un mucchietto a terra. No, una nota. Leggiamocela. Allora, nei giorni successivi alla partenza di Benedict Harper, anche io ho visto quelle forme inconsistenti fra gli alberi. Se crediamo che si tratti di selvaggi destati dallo sconfinamento della spedizione, allora dobbiamo credere che queste apparizioni bramino l'oro e l'argento dei nostri tesori e per questo motivo tali preziosi devono essere nascosti. Ah, ecco perché o li sotterrano o li mettono nei bauli. Però è abbastanza, diciamo, rozzo pensare che delle figure inconsistenti, penso si riferisca a spiriti, possano bramare oro e argento. Parliamo con questi che di solito sono amichevoli, hanno delle quest.
Ha perso la via di casa, suona la campana, ti guiderà. Come sempre. Chi è? Eccolo! E dai! Minchia! Eccoti! Bastardo! E non lo pigli mai! Preso! E un'altra nota. Poi se c'è qualcuno nei paraggi, passiamoci perché... Ok. Ci siamo imbattuti in un campo indiano, dove sei cacciatori giacevano morti a causa di una strana malattia. La loro pelle era annerita, i loro occhi opachi e il puzzo che generavano così repellente che a stento siamo riusciti ad avvicinarci. Tutti i frammenti di pagina sono stati trovati. Io sono in culo al mondo. Mi teletrasporto qui alle capanne perché mi dà un punto di interesse. Porca troia. Questo punto di interesse che tu mi dici è qui, ma è questo e non è dissotterrabile. Quindi, tra l'altro ho lasciato sta cassa, vuota, mai una gioia, mai. E quindi dovrei ascoltare, infatti ci porta di qua. Ma anche se credo che non è che ci sia molto altro qui, perché qui abbiamo trovato questo qua. Qua sotto nella dimensione della luce c'era qualcosa, accidenti, quelle fanno danno, non le tocchiamo, assolutamente non ci avviciniamo, mettiamo la voce. Qualcosa c'è, ecco, c'è un altro totem, però dalle capanne è molto vicino, quindi cambiamo arma. Vediamo. Boom. Ok. Quanti siete? Da dove venite? Dove siete? Eccoti. Presa. Dove siete? Non vedo altri. Preso. Ora arco. Bastardo. C'è un altro, cura! Wow! Pulizia e processo nell'achievement. Antagonist. Antagonist. Strano, questo achievement. Antagonista di che? Comunque, altro totem liberato. Tutti gli scrigni del tesoro sono stati trovati. 250 monete. Potremmo comprare l'amuleto. Per potenziarci. Quindi... c'è quello dritto a noi, ma se non ricordo male è un mucchio di roba non dissotterrabile, quindi ci ricarichiamo i nostri arnesi, perché avete visto, se prendo bene lo spettro volante lì, quella strega che vola, la sciotto, però la devo prendere precisamente sul teschio. Andiamo a vedere quest'altro, ma mi pare che fosse quell'anima che ho trovato, dovrebbe essere ritornata al sentiero per Fortop, quindi ritorno lì. E infatti sta proprio lì, guardiamoci sempre le spalle, perché io lo comprerei un amuleto. Vabbè, adesso ci parlo e poi mi curo, mi fullo. E poi casomai compro l'amuleto, vediamo un po', parliamoci. Mia sorella Catherine non ha fatto ritorno. Azzo. Una quest. Dove l'hai vista l'ultima volta? Io ricordo di averla colpita. Pianto ed è corsa fuori casa. Ribollivo d'ira. Ma non me ne ricordo il motivo. Chi sei? Lewis. Lewis Archard. Achievement sbloccato. Abbiamo trovato tutte le Lost Souls. Quindi mi fa pensare che siamo abbastanza in avanti, diciamo, nel gioco, no? Perché abbiamo trovato tutte ste anime che hanno le quest. Allora, abbiamo trovato noi una camicia insanguinata e uno scialle. Diamoglielo, vediamo se è di sua sorella Catherine. Ricordo che la stavo fissando domandandomi come si era giunti a questo. Domandandomi cosa avevo fatto.
Diamogli anche la camicia, vediamo se la riconosce. Ricordo Geoffrey Hunt contorcersi a terra, gemendo dal dolore. Era evidente che stava morendo. Tuttavia rimasi con lui fino alla fine. Diario aggiornato. Non ci dice altro. Ok, compriamoci questo amuleto. Noi prima avevamo trovato quello della ferocia. Qui abbiamo ancora quello del soldato grezzo. Quindi hanno tre gradi questi amuleti: grezzo, comune e pregevole. Benissimo, bene. Allora, quello del vigore che abbiamo appena comprato, quindi io lo equipaggerei al posto di quello grezzo. Ma che cazzo fai? Coglione di un Franklin. Comunque lui non ci dice un cazzo, quindi bisognerà andare a giro, come si dice a Firenze, andiamo a giro. Passiamo sopra sto tronco. Sentiamo? Laggiù c'è. Probabilmente sono gli scheletri con i quali sono morto, contro i quali sono morto la prima volta. Puntino bianco. Ma che paura, wow. Però è fatta molto bene sta cosa, perché da un puntino bianco sono riuscito a risalire agli occhi nel bianco e nero, cioè. Devo scusarmi con Lewis. Devo dirgli che sono spiacente di averlo fatto infuriare. Ma questa è lei. Questo è il tuo scialle di lana? Sì. Ok, allora tu devi essere Catherine Archard. Che cosa ti è successo? Non riuscivo a respirare. Due mani mi stavano soffocando. Ho cercato di allontanarle, ma erano troppo forti. Ne ho afferrato un dito e l'ho storto più forte che potessi. Lui ha gridato con una voce selvaggia e gutturale, quindi ha allentato la presa. Mi sono inerpicata su per la salita, questa, e sono corsa via. Mi sono resa conto che avevo in mano il suo anello. Deve essere rimasto nella mia mano. Ce lo dà? Hai trovato un anello d'oro intarsiato con tre piccoli rubini. Stando alla dimensione, probabilmente era indossato da un uomo. Wow, va bene. Torniamo da lui. E ricordiamoci che quando risuoneremo sta campana, ci avremo le guardie tutte qua. Cerchiamo di ricordarlo, perché... Vediamo un po'. Riconosci questo anello d'oro? È mio. Cioè, è lui che la stava a strangolare? Avevo detto a Catherine di star lontana da Geoffrey Hunt. Lei disse che non lo avrebbe fatto. Ricordo allora di aver alzato la voce, ma lei insisteva, così l'ho colpita. Ha pianto e è scappata. Beh, la strangoli, coglione. L'ha colpita, l'ha strangolata. Io non sento niente nell'oscurità, però il gioco non mi ha detto che... Quindi bisogna che ci rispostiamo. Ritorniamo alle capanne e sentiamo se c'è qualcosa. Cazzo. Cazzo se c'è. Che è laggiù? Un altro spirito. Che culo. Dai. Minchia. Tu sei. Ma ho preso. Che paura. Che cazzo di colpo che mi ha fatto prendere. C'ho la pelle tutta come il pallone da basket. Chi sei? Hai trovato un coltello di pietra, la lama incostata di sangue rappreso. Wow, ma quanto ce n'è? E ora questo coltello che dovrei farci? Dovrei sbucciare delle mele? O delle pere? Full. Assolutamente. Qua c'è ancora. Qua c'è ancora qualcosa. Si sente con... L'audio non tradisce. Anche questa è una meccanica fighissima del gioco, no? Cioè, indirizzarti con... Chi è? Dove sei? Dove? Dove? Tranquillo. Gioca un nascondino. Indizi. Sì, va bene, queste sono tutte le cose che abbiamo trovato. La camicia insanguinata apparteneva a Geoffrey Hunt. Forse dobbiamo darla a Geoffrey Hunt.
anche se era quello. Il rogo, vabbè, apparteneva all'altra cosa. Teschio inciso. L'abbiamo ridato al proprietario. Persone. Figlia del re indiano, ok, Amonute, l'avevamo trovata. Catherine Archer. Trovata morta negli insediamenti remoti a ovest di Fort St. George, esatto, l'avevamo trovata lì. Lewis Archer sostiene che Geoffrey Hunt le abbia fatto del male. Invece è lui che gli ha fatto del male perché l'anello. Forse Geoffrey Hunt con l'anello. Boh. Quando ci si perde è la miglior cosa. Vai. Da qui sentiamo. Quest'albero mi ha messo un'inquietudine assurda. Ok. Eccolo! Wow, finalmente c'è una tomba. Aspetta. What the? Dove? Via. Recupera la fredda. Ok, ce la siamo cavata con uno scheletrino, dici? Bene, parliamoci. Ti è stata sottratta la testa. Questa c'è in ogni zona. Cercherò a riportartela indietro, ma forse anche no. Vediamo un po'. Oh, e facciamogli vedere il coltello che abbiamo trovato su Geoffrey Hunt, perché quello era Geoffrey Hunt. Riconosci questo coltello di pietra? Ora ricordo che stavo fissando Catherine, domandandomi come si era giunti a questo, domandandomi cosa avevo fatto, quello che non ero riuscito a fare. Avevo notato che lei stringeva il mio anello d'oro, lo stesso anello che Geoffrey Hunt mi aveva preso quando gli avevo intimato di non farle più del male. Allora lui mi aveva afferrato il braccio e mi aveva strappato l'anello, dicendomi che se l'avessi minacciato ancora mi sarebbe costato più di un gingillo. Quindi è vero, noi stavamo dando la colpa a Lewis Archer, ma... Ricordo che si contorceva a terra gemendo di dolore, era evidente che stava morendo, tuttavia rimasi con lui fino alla fine per esserne sicuro. Ho lasciato questo coltello nella ferita di modo che si pensasse che l'avevano ucciso gli indiani e io non dovessi rispondere della sua morte. Investigazione completata. Wow. Ci saranno le guardie addosso, sicuro. Eccole. Che io potrei anche lasciar perdere, ma ormai... Preso... Mo' arrivano anche dall'altra parte. No. Vieni qua, do giri. Coglionazzo. Preso. Oh. Ho scoperto il fato di uno spettro. Cos'hai scoperto? Lewis Archer ha ucciso l'uomo che ha assassinato sua sorella. Quindi si è fatto assassino per vendicare un assassino. Ha preferito dare sfogo al suo desiderio di vendetta piuttosto che seguire l'ordine della giustizia e suoi simili. Ho un regalo per te. Proviamoci, ma non... Questo ciondolo con cameo. Il cameo è mancante, perché lo stai dando a me? Ho cambiato idea, non te lo do. Chissà se vuole una bottiglia di vino. Questo è un rinvenimento di valore, perché lo stai dando a me? Speravo che ti avrebbe reso sensibile al mio fascino. Cioè, non sappiamo neanche se questa è la figlia del re indiano, perché poi io sinceramente ci ho pensato. Ho pensato che in caso sopravvivessimo potremmo bere e festeggiare. Proviamo col fascino, non c'entra niente proprio col gioco, secondo me, però. Potrebbe inebriarmi quanto basta perché tu possa convincermi di avere sufficiente fascino da essere notato, grazie. Benissimo, here we go. Boom. Andiamo al sentiero per Fortop. Ci dovrebbe essere anche un caricamento adesso, credo. No. Ah, immaginavo. Ennesima zona. Vediamo che cosa ci riserva.